velocisti ogni occasione sarà veramente da ricavare anche a Rode. Dopo il trittico sui Pirenei lo sprint non sarà affatto scontato, poiché il tratto conclusivo sarà particolarmente collinare con ben 3 Gran Premi della montagna e altrettanti segmenti in salita non catalogati come GPM. Pertanto sarà un qualcosa di più che un semplice mangiabevi quello a cavallo tra la valle del Tarn e l'area di Aveyron. Proprio a causa di queste insidie altimetriche, gli sprinter dovranno sudarsi l'accesso al gran finale, che oltretutto non sarà pianeggiante. Difatti l'organizzazione ha voluto mettere ulteriore pepe sulla corsa, ponendo la linea d'arrivo al di sopra di una côte, quella di Saint-Pierre-de-Rode, di 570 metri al 9,6%. Dunque solo i più arcigni e più coriaci tra gli uomini veloci del 102° Tour de France potranno essere protagonisti d'amore a Rode lungo questi 198,5 km particolarmente complicati. Quindi Christian Prudhomme ha usato la fantasia per disegnare questa 13ª frazione, sapendo che Rode è celebre sia per una cattedrale gotica sia per la mostra d'arte moderna del nuovissimo Museo Solage.